1986, sono qua in questi giardini Castel Sant'Angelo e già allora una persona che in questo momento non è qui, ma che ci saluta affettuosamente, era già con me. E sto parlando di uno dei protagonisti della cultura romana, che è Willy Pocino. Era allora con me, sono passati 33 anni e certamente io ho imparato molto più su questi San Pietrini che non in qualsiasi master all'università. E qui non c'è con me Willy che sta a casa, ma c'è la figlia Maria Rita, con la quale questo fil rouge non si è mai interrotto. Altro protagonista storico è Sandro Bari, ma uno dei nostri miti, una persona che ha cantato qui spesso, che è stata proprio in alcuni anni fondante, Harold Bradley, ancora qui con noi. Letture d'estate, si augura che voi possiate passare una serata piacevole, rallegrata da questo ponentino che nonostante i disagi ferroviari di oggi era stato tempestivamente ordinato ed ecologicamente è arrivato qui su ruote dopo una giornata che io personalmente, non so voi, ho trovato un po' faticosa. Sono con noi anche Vincenzo Sartini, Francis Cuypers, Marcello Rosa e Alberico Di Meo. E guest star non poteva mancare in questa serata straordinaria dedicata al Folk Studio 1961-1967, Tony Sant'Agata. Letture d'estate vi augura un sereno prosieguo di questa serata, condotta per l'appunto dalla prefata Maria Rita Pocino e dal mitico Sandro Bari. Buonasera a tutti, grazie al dottor Savano per questa splendida accoglienza e questa cornice fantastica nei giardini di Castel Sant'Angelo. Quindi subito un ringraziamento all'organizzazione di Letture d'Estate, alla Federazione Italiana Invito alla Lettura per questa splendida iniziativa che ogni anno, appunto da oltre 30 anni, dedicano questo spazio alla cultura, ai libri, alla musica e a tanto di più. È un piacere, un onore per me avere qui, essere vicino ad Harold Bradley, che saluto con affetto e al quale un applauso subito, ancora, ancora. La serata sarà lunga, ma subito un applauso di cuore ad Harold, personaggio straordinario, con un cuore immenso. Io rappresento in questa occasione appunto la casa editrice di Lazio che ha pubblicato il libro di Sandro Bari dedicato appunto al Folk Studio del 1961-1967, quindi la fondazione. Quindi si parla, c'è cioè in copertina naturalmente un bellissimo Harold da giovane, proprio quella, di fronte all'ingresso della sua creatura, il Folk Studio. Abbiamo appunto stasera il piacere di avere tanti ospiti, è stato citato appunto dagli altri il super ospite Tony Sant'Agata, che è la stella del Folk Studio. Sandro Bari, che tutti voi conoscete, che è uno scrittore, un saggista, un membro del gruppo di romanisti, è molto altro, un caro amico di famiglia da sempre, che io conosco da quando ero bambina, quindi è un'emozione, un piacere essere anche qui con Sandro. Io ero già grande, lei era ancora piccola. E tra l'altro io non sapevo che Sandro appunto ha suonato al Folk Studio, è stata una scoperta negli ultimi anni. E tra l'altro sì, infatti io lo conoscevo come scrittore di cose romane e quindi poi è stata una sorpresa e tra l'altro il nostro critico. Sorpresa, sorpresa
dovuta però a, a una scorsa, sì, c'è stato un anche sì. a una persona che tu conosci bene, sì, perché te la sei sposata, sì. a Marco Onofrio, sì, che è il nostro, critico letterario, che quando ha scoperto che Sandro ha suonato e ha frequentato appunto il Folk Studio, ha detto: ma perché non dedichi proprio un libro al Folk Studio? E Sandro ha accolto con piacere questo nostro invito, l'invito del particolare, l'invito di Marco Onofrio, e quindi noi siamo stati felici di aver pubblicato questo libro dedicato al Folk Studio, ma dedicato ad Harold, quindi un atto d'amore, di riconoscenza di Sandro e di chi appunto ha suonato al Folk Studio verso Harold, che ha dato il cuore, l'anima, cioè nella fondazione del Folk Studio e poi nel proseguo quindi nei primi anni la presenza di Harold è stata, no, fondamentale. Io adesso non voglio rubare troppo tempo alla musica, soltanto Sandro, un tuo sì, soltanto ecco, per introdurre, poi ci presenterai gli ospiti. Guarda, musicali ti introduco sul perché. Vai. Sul perché. Vai. Allora, era il 1988 e improvvisamente è comparso di nuovo Harold dopo 20 anni. Erano 20 anni che mancava e molti avevano scommesso che non sarebbe tornato, perché erano in molti che non è che gli volessero molto bene. Nel frattempo, io che ero stato diversi anni come suonatore, solista di chitarra, accompagnatore di cantanti, quindi l'avevo vissuta quella vita piuttosto intensamente, quasi tutte le sere, e una volta che sono partito per il militare, sono tornato, non ho trovato più quello che c'era, e praticamente non sono stato più accolto, diciamo, nella famiglia del Folk Studio, che fino allora era un'altra cosa, era una famiglia per davvero, eravamo tutti amici. Non si parlava di politica, non si faceva politica, era vietata, perché Harold, se sentiva un accenno alla politica, spuntava con il suo braccio nero e una mazza da 5 kg da dietro la tenda, minacciando rappresaglie, e quindi di politica non se ne parlava. Quindi sono stati 20 anni in cui invece la politica l'ha fatta da padrone, ma in quel periodo uscivano articoli sui giornali dove si parlava di un Folk Studio di Giancarlo Cesaroni, che era un amico, è sempre stato un amico. Qui c'è presente la moglie di Giancarlo, Noemi, eccola lì, Noemi Cesaroni, che ha vissuto l'esperienza del Folk Studio insieme alla moglie di Harold, Annelore. Loro erano inseparabili, lui, Annelore, Noemi e Giancarlo, quindi insomma la sappiamo tutti com'era la storia. E sappiamo che il Folk Studio era stato fondato da Harold. Io volevo che fosse resa giustizia, e quindi ho scritto, sia io di pugno mio che Annelore, abbiamo scritto diverse lettere di chiarimento al direttore della Repubblica, ai giornali che pubblicavano queste cose, più che altro per dire: è vero tutto quello che dite, il Folk Studio ha reso famosi personaggi come Venditti, Le Gregorie, eccetera, però il Folk Studio era un'altra cosa ed è quello che era stato fondato da Harold. Nessuno mi ha mai dato una risposta. Allora io volevo che fosse messo in chiaro l'origine e la storia di questo locale, il che significava fare una biografia presso a poco di Harold, tra l'altro, ma comprendendo in essa pure quella di tutti quei musicisti che si erano alternati lì e che ancora vedevo, ancora frequentavo, ancora sentivo. Infatti nel libro ci sono testimonianze di diversi di loro, di Marcello Rosa, di Alberico Di Meo, insomma ce ne sono di testimoni, dei fatti, di tutto quello che è successo. Quindi grazie a Sandro è importante, no, aver reso giustizia alla storia, no, iniziale del folk. Rendere giustizia senza togliere i meriti a nessuno, perché nessuno ha voluto mai togliere i meriti a Giancarlo Cesaroni, che ha preso un'eredità pesante, quella del Folk Studio, difficile da gestire, e poi sappiamo anche con quali mezzi economici, quindi è stata sempre una esperienza faticosa, per carità, nessuno mette in dubbio niente, però raccontiamo la verità, la storia delle origini è quella che viene raccontata qui. Bene, quindi siamo stati felici di aver pubblicato questo libro di Sandro Bari, dedicato appunto al Folk Studio dei primi anni. Harold, ci fai un saluto alla tua maniera? Alla mia maniera. Siamo in così in a letto questi mesi da almeno minimo due mesi
e sono contento di avere queste notizie di questi vecchi amici di Folk Studio. È sempre ricercato, Harold, è sempre comunque ricercato. Chiariamo. Chiariamo che Harold stava ancora in perfetta forma fino alla pubblicazione del libro. Il giorno prima della presentazione, della prima presentazione che abbiamo fatto, ha pensato bene di cadere e di fratturarsi la gamba, l'anca, insomma, cose che non sono piacevoli alla sua giovane età. Vabbè, però comunque, ecco, sta sempre qui, sempre un vecchio leone. Grazie. Il leone parte e gli amici d'Italia che ce l'ho. E sono contentissimo, perciò sto qui sempre, mi sembra un nuovo eterno. Una bella, bella cosa che godo ogni giorno. Ascoltiamo i tuoi musicisti, entriamo nel clima del folk, creiamo subito, Sandro, sì. Introduci il primo ospite, no, così entriamo subito. Il primo ospite sono io. Wow! Il primo ospite sono io perché tanto abbiamo spazio, abbiamo tempo, i soldi per il biglietto non ve li rimborsa nessuno, quindi se andiamo tranquilli. Io devo raccontare qualche cosa su come sono entrato al Folk Studio e non l'ho mai fatto in pubblico, così lo faccio questa volta perché devo parlare di un amico che purtroppo non c'è più, Nicolino Pompa, Nicola per me, Nicola Pompa. Nicola è stato un grande amico, abbiamo passato molti anni insieme, abbiamo pure dormito insieme. Anche se eravamo tutti e due appassionati di donne, però insomma dico, abbiamo condiviso veramente delle belle esperienze e siamo entrati al Folk Studio da ragazzini, si può dire. Lui era un po' più grande di me e lui già guadagnava, mentre io insieme con un amico pianista, eravamo ragazzini, eravamo studenti, però andavamo in giro appassionati, lui suonava il pianoforte, io suonavo la chitarra e il contrabbasso, andavamo in giro tutti acchittati, tutti fighettini, la sera andavamo nei locali che conoscevamo come più frequentati dalla gente in gli amanti del jazz. All'epoca si diceva il jazz, non si diceva il jazz, vabbè, gli amanti del jazz. E quindi andavamo, che ne so, al Purgatorio, al Club 84, al Pipistrello, e con una faccia tosta che non vi dico chiedevamo al proprietario di esibirci. Noi siamo due musicisti, vorremmo farvi sentire qualcosa, e di solito, siccome ci presentavamo bene perché eravamo carini, ce lo facevano fare. Tutto questo era, a parte per levarci la soddisfazione, ma anche perché poi ti invitavano ai tavoli i clienti, e capitava, a parte che bevevi gratis whisky, champagne, eccetera, ma poi si rimediava pure, non lo vorrei dire, ma c'era magari qualche signora, qualche moglie di commendatore, qualche amichetta così compiacente che sotto sotto ti dava un appuntamento. Quindi insomma era stato un periodo piacevolissimo. Girando per i locali, quindi andiamo, che ci mancava? Ci manca uno che sta dall'altra parte di Roma, via Garibaldi, Folk Studio, boh, andiamo a vedere. Ci presentiamo lì e, abituati come eravamo a locali tipo appunto Purgatorio, Pipistrello, eccetera, arriviamo in questa porticina buia con una luce fioca, una tenda e un signore alla cassa. Diciamo, ma questo... Dice, sì, ma che volevi? No, volevo parlare con il proprietario. Esce fuori questo cristone, perché all'epoca era tutto nero, ma aveva una frezza bianca qui, i capelli come una frezza bianca. Esce fuori con il suo parlare italiano correttissimo. Ah, voi cosa volete voi? Noi volevamo esibirci. Ah sì, cosa fate voi?
Ma noi suoniamo musica, generalmente facciamo canzone francese d'autore, Jacques Brel, queste cose, Gino Paoli, queste canzoni. Ma no, questo per noi non va bene, questo è pop. Noi qui facciamo folk. Scusi, scusi, ma non ti va. No, no, questo. Ma potremmo fare, che ne so, Giorgio Mem. No, questo è pop. Noi qui facciamo folk. E quindi e ce ne andiamo via con la coda tra le gambe. Conosciuto poi questo amico, questo Nicola Pompa, che scriveva testi, tra l'altro testi poetici molto belli, e io gli mettevo la musica e l'armonia. Nicola mi fa: dobbiamo farle sentire, dobbiamo farle sentire. Io dico: sì, ma dove? Chi ci sente? C'è un locale dove fanno di queste cose intellettuali. Sì, Folk Studio, via Garibaldi. Andiamo lì. Guarda Nicola, il proprietario Harold, io l'ho già incontrato, quello ci caccia via. Ma no, ma che scherzi. Allora, Nicola aveva 20 anni, guadagnava un sacco di soldi vendendo enciclopedie, quindi aveva una capacità di convinzione incredibile. È riuscito ad impappinare non so che cosa, presentandola ad Harold, che dice: ma allora voi fate folk? Certo, ma noi canzoni popolari. Ma c'è, cioè, come canzoni popolari? Certamente, canzoni popolari. E insomma, allora dice: va bene, ci dà la possibilità di esibirci davanti al pubblico e da